Pur nel rispetto di tutti, ma perché in Italia il primo pensiero sono sempre i sessantenni e mai i ventenni, trentenni o quarantenni? È giusto mandare in pensione prima i disoccupati o chi fa lavori gravosi e usuranti, come gli insegnanti, gli operai, ma spendere miliardi di euro per mandare in pensione i dirigenti? Per noi è sbagliato, preferiamo usare quei soldi per abbassare le tasse. I renziani non governano da soli, ma governano con una maggioranza. Ripeto, è una misura sperimentale che, secondo il Ministro del Lavoro, va mantenuta così com'è, fino alla sua naturale scadenza. Per quanto riguarda quota 100, è una delle misure su cui ci stiamo lavorando, eccetera, e ci continueremo a lavorare. Se riusciremo, come confido, già in queste ore, mi aggiorneranno continuamente, a risolvere qualche piccolo dettaglio, potremo andare questa sera in Consiglio dei Ministri, altrimenti sapete il termine è domani. La maggioranza è compatta perché ieri c'era un ottimo clima di lavoro, quindi abbiamo lavorato confrontandoci e assolutamente non c'è nessun conflitto. Ho detto che i renziani vorrebbero abolirla e tornare alla legge Fornero. Li teniamo chiusi in Parlamento giorno e notte se provano a smontare quota 100, questa è una promessa che faccio agli italiani.